Quando vuoi. Dammi mangiare, che raggiungo. Quando vuoi. Ingegner Massimo De Ferrari, presidente uscente, a questo punto lo possiamo dire, dell'Associazione Albergatori. Dall'Elba davvero un messaggio positivo, addirittura in controtendenza a chiusura di questa stagione turistica. Sì, come ha sentito dalla relazione, abbiamo fatto... abbiamo espresso i dati risultanti dall'andamento della stagione turistica confrontati con passaggi di traghetti, quindi sono dati abbastanza certi, diciamo le tendenze sono un aumento dei turisti tra il 3 e il 4%, ma maggiore legato soprattutto all'incremento della componente straniera dei turisti. Qual è stato secondo lei il segreto di questa ripresa addirittura in controtendenza rispetto al resto della regione toscana? Certamente l'aver abbattuto i costi di traghetto del 20-30%, aver fatto una campagna promozionale su questo argomento è stato una delle chiavi di volta che ha avvicinato l'Elba ai mercati. E l'altra chiave di volta è stato che abbiamo potuto anche godere della crescita d'immagine dell'Elba come destinazione da forti valori ambientali ma più sobria in confronto ad altre destinazioni un po' più passate di moda dati i tempi, faccio l'esempio della Costa Smeralda dove ora la gente non si vuole più, non è che non va in vacanza, non si vuole far vedere, non si vuole mettere in mostra. Lei ha detto, praticamente ha lanciato un messaggio importantissimo all'interno della sua relazione. Abbiamo fatto bene, ma dobbiamo fare di più per essere competitivi. Come si può essere più competitivi nel 2014 senza andare troppo lontano? L'obiettivo che ci siamo posti per il prossimo quadriennio è quello di recuperare le 400.000 presenze che abbiamo perso purtroppo dal 2006. Come farle? Abbiamo chiesto aiuto alle amministrazioni che sono un po' lontane dalle aziende, abbiamo chiesto aiuto alle banche che ci supportino finanziariamente perché è vero che sono aumentati i turisti ma è vero che i bilanci delle aziende sono invece in crisi per aver dovuto fare sconti, quindi aiuto alle banche e campagne promozionali che abbiamo chiesto alla regione, abbiamo chiesto ai comuni attraverso la tassa di sbarco e quindi di spendere questi soldi completamente per la promozione in maniera adeguata e credo che c'è stato anche, mi sembra, un consenso su questo tipo di proposte sia da parte dei sindaci che della regione, quindi voglio ben sperare. Il primo appuntamento importante del 2014 è la celebrazione del bicentenario napoleonico, potrà essere davvero un trampolino di lancio importante per tutta la stagione, per la ripresa definitiva dell'Elba? Io non credo che tutto si risolverà col bicentenario di Napoleone, importante, serve per far parlare dell'Elba, no? Quindi però sia il bicentenario su cui faremo la campagna, ci ha promesso, gli verrà fatta una campagna promozionale, ci sarà qui alcuni eventi coreografici legati allo sbarco, il museo, la tenda di Napoleone eccetera, però se poi non c'è il collegamento aereo, se i prezzi dei traghetti non fanno bene, come ha detto l'arredo urbano non sarà meglio dell'anno scorso, questo non ci sarà, quindi questo è un modo per far parlare dell'Elba. I numeri che ci ha dato sono in pratica la conclusione di questi 4 anni di mandato che ha appena concluso come presidente, ma la sua esperienza si ferma qui? Diciamo che il pomeriggio ci sono le votazioni. Io sono ricandidato per continuare l'operazione che abbiamo fatto in questi primi 4 anni, quindi però spetterà all'Assemblea a vedere se darà fiducia a me e ai miei collaboratori, diciamo, con un po' di rinnovo per completare l'opera di rilancio che abbiamo fatto, si tratta forse di recuperare quelle 400.000 presenze che abbiamo fatto. Grazie, complimenti, in bocca al lupo. Grazie. Perfetto Massimo, grazie.